Salto. 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 Costa Discordia. L'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa. Bundomiste adites e adicanci dalles Dolomites. Cara Aquila, che voli alta nel cielo, oggi torno bambino e faremo una riflessione sui perché. Con tutti quei perché, i bambini mandano in confusione statica i genitori. Mamma, perché il cielo è blu, papà? Perché il mare è salato? Voglio tornare bimbo. Anch'io ho il diritto di fare di nuovo mille domande scomode, ma mi dirai tu, Aquila, amica mia. Ma perché grandi miliardari come Gates, Musk, Zuckerberg, non solo straordinariamente ricchi e socialmente potenti, vengono considerati dei geni? Quale pensiero conta davvero oggi? Quello di un miliardario o quello di un filosofo che ha passato la vita a meditare su un tema? Milioni di persone su X, ex Twitter, hanno scelto il primo e così Elon Musk, che ha comprato il social stesso senza averne creato una sola riga di codice, diventa padrone del cinguettio pubblico. Io non so, ma non ci vedo un'intelligenza superiore, vedo un uomo scaltro con il controllo di un mezzo enorme di comunicazione, sì. Eh sì, Musk e confratelli ci presentano il loro campione o fantoccio, il signor Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, affinché il loro status prosperi all'infinito, esentasse, ovviamente esentasse. Domande così grandi per me che sono solo albergatore e oste. Però, già che ci siamo, perché in così tanti alberghi nelle stanze, invece di un buon tè nero o verde, ti offrono dozzinali tisane alla frutta scadente? E perché gli asciugamani li mettono sul letto, quasi fossero un dono da esposizione e non più logicamente sullo scaldasalviette? Per non parlare dell'accappatoio, ma è mai possibile, ma ogni volta la cintura cade a terra, libera com'è, è come se ci fosse un sabotaggio invisibile. Ma perché non infilare la cintura nelle asole, ma me lo spiegate? E quei cuscini decorativi di stoffa, che vanno sempre sui letti, ma sono mai stati lavati? E il telecomando è igienizzato o è il souvenir fisico di chi ci ha preceduto? Misteri, misteri, veri misteri dell'ospitalità moderna. Quando arrivi in albergo dopo un viaggio infernale, 6 ore di coda, i bambini che strillano e ti vomitano addosso, il primo saluto alla reception è: e com'è andato il viaggio? Ma sei tonto? Ho fatto 6 ore di autostrada, non ce la faccio più sotto un caldo infernale, oppure con dei fiocchi di neve grandi così, e mi chiedi: ma com'è andato il viaggio? Ma sarà che i manuali dell'accoglienza sono rimasti fermi agli anni 80, quando bastava un sorriso rigido e una domanda generica per dimostrare empatia. Il linguaggio vuoto si gonfia, sì sì, il linguaggio vuoto si gonfia come un pesce palla per nascondere la mancanza di un'autentica ospitalità. E poi, cara Aquila, ci sono quei perché che io non riesco a trattenere. Perché quei ricchi, già così di loro troppo ricchi,
sono disposti a qualsiasi mezzo pur di accumulare di più, anche a costo di corruzione, di sfruttamento, di manipolazione? Il miliardario oggi, che sia genio, filantropo o arrivato delinquente, gode di un sistema fiscale che gli permette di evitare una corretta redistribuzione. È così. E poi ci stupiamo delle disuguaglianze, ci stupiamo anche quando il ricco controlla i mezzi di informazione, alimenta il fuoco dell'insoddisfazione a suo favore. Ma per convenienza, non è genio questo, ma che genio? Questa è malvagità. Lo so bene, quei tipi di ospiti li abbiamo anche noi, lo so. E anch'io sono benestante, lo so benissimo e lo so di essere fortunato e privilegiato, ma qualche domanda possiamo pur farcela, no? Mi dirai, cara Aquila, che parlo troppo, ma questo è quanto. È davvero così facile passare da un perché all'altro? Allora, cara Aquila, ti prego, ascolta questo, fermati. Allora, l'ultimo rapporto Istat indica che nel 2023 sono nati 379.890 bambini, un calo del 3,4% rispetto al 2022. Inoltre, molti di questi nascono sempre più spesso fuori dal matrimonio. Cara Ministra della Famiglia, ti prego, apri gli occhi e ascolta. Confindustria, che ci avverte che per i prossimi 6 anni avremo bisogno di almeno 120.000 lavoratori stranieri, lo dice Confindustria, E allora perché continuiamo a insistere su una politica dell'immigrazione tanto ottusa? Da noi, nelle nostre case, lavorano Karima, Anna, Diop, Job, Mustafa, Hisham e senza di loro non andremo avanti. Ein Hinweis in eigener Sache. Lasa Marmo. L'industria di Roma. Un podcast di Giorgio Mezzalira. Ab nächsten Mittwoch auf Salto. Da mercoledì prossimo su Salto. Auf Salto hörst du mehr. Su Salto senti di più. Non c'è solo il caso demenziale dell'accordo con l'Albania, un autentico spot elettorale che ci costerà un occhio della testa, un orecchio e anche una gamba. Già, mi sembra di essere un personaggio dei quadri di Hieronymus Bosch. Avete in mente i quadri di Hieronymus Bosch? C'è anche il vice della patriota, della sorella d'Italia, che non perde occasione, quell'idiota, per esternare idiozie sempre più grottesche tra un ponte da costruire e l'altro, mi ricorda l'ingegner Cane e il ponte di elenchi telefonici. Insopportabile. Abominevole uomo quello lì, veramente, quello è il diavolo in persona, credetemi, Ma noi siamo in piena crisi demografica, eppure sembriamo ciechi di fronte al bisogno di nuovi arrivi. Quei lavoratori, tra l'altro, sono quelli che contribuiranno al pizzo di Stato, come ama definirlo sempre lei, la sorella d'Italia, ovvero quelle tasse che ci permettono di mantenere in piedi tutto il sistema, che già ora è così disastrato. Perché allora essere così ottusi? È solo propaganda?
O qualcuno ha mai pensato che governare un paese richiede ben altro rispetto a lanciare slogan a caso? E magari dare un'occhiata, non so, a come funzionano davvero le cose, come i treni per esempio. Ma non farebbe così male. Io in treno ci viaggio molto e chi come me viaggia molto sa bene di quello che sto parlando. Ah, a proposito, perché nei treni ad alta velocità d'estate sembra di essere in Siberia per il condizionatore a palla? Ma la Siberia e la Russia piacciono in vero al ministro Infrastrutture. Ed inverno devi toglierti il maglione per i 30 gradi interni, ma come mai? D'inverno ci si scioglie dal caldo ed estate si ghiaccia. Tutto il nonsense che vuoi. E poi penso alla politica. E un'altra domanda mi assilla. Perché? Perché la destra, quella che si proclamava un tempo sociale, oggi raccoglie consensi con favole su migranti, sanità e tasse e al popolo, o popolino, non fa altro che raccontare un mucchio di frottole? La propaganda è passata dai manganelli ai social media, dove ogni complotto è gridato come verità. E non finisce qui. Perché la ministra Roccella istiga i medici a denunciare i casi sospetti di maternità surrogata ora che è crimine universale? Stiamo creando un mondo di delatori e neonati fuori legge, in cui il medico dovrebbe diventare spia nella nuova guerra santa della famiglia naturale. E così, è così che si distrugge il tessuto sociale in questo novello e bizzarro medioevo. Per finire, cara Aquila, hai visto il signor Trump? Adesso anche presidente degli Stati Uniti d'America e adesso sì che mi viene veramente il mal di pancia. Che governerà non solo sugli Stati Uniti ma su gran parte del mondo e di buono forse che l'Europa adesso dovrà necessariamente essere più compatta se non vuole subire quel personaggio. E l'hai visto ballare su un palco come solo un 78enne obeso a una gara di imitatori di Elvis saprebbe fare? Hai visto cosa ha fatto con quel microfono, quell'oscenità che ha fatto? E non è forse la politica attuale una fiera della prevalenza del cretino, come ci ricordano Frutero e Lucentini? La politica non è cretina, nasce come arte del governare, ma ha adottato il cretinese come lingua ufficiale. In un mondo dove tutti parlano cretinese è più facile ingannare. E già che ci siamo, mi piacerebbe anche approfondire l'etimologia di cretino, storia complessa. Posso solo dirvi che, come mi ha detto una persona a me cara, che proviene da cretin, quindi da cristiano, adoperato prima con senso di commiserazione, quindi povero cristiano, poveraggio e poveraccio, e poi con valore spregiativo. Ma appunto non ne parliamo adesso, ma lo faremo sicuramente, perché ora, cara Aquila, il tempo giunge al termine e io ne ho impellente necessità. Liberiamoci da tutti questi perché. E torniamo alle nostre montagne, perché è solo dall'alto, sopra le cime, che possiamo guardare le cose con chiarezza e distacco e celebrare la natura. Dio, grazie che ci hai donato questa terra, rendiamo grazie, così è unica e speciale, grazie di questa terra tutta, dei suoi fiumi e laghi e monti e deserti e grandi pianure e oceani profondi e silenziosi, cretini, orchi e miliardari compresi.
a Dutchkanch, un bel giulang e a Sudai dalle Solomites e bye bye. Costa Discordia. L'interruzione di Michiel Costa. Ein Zwischenruf von Michiel Costa. Salto. 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 Salto.